Se state cercando un personal trainer, un architetto, un veterinario, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Jeep Compass, il bonus è di 7.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Ed eccoci amici per una nuova mezz'ora di alta tecnologia applicata ovviamente all'economia, ai mercati. Come si spiega la differenza fra 4G e 5G? Ci hanno provati i divulgatori, gli scienziati, e poi invece sul campo del Paris Saint-Germain Ericsson ha fatto un esperimento dove un portiere prende un gol perché la rete è lenta, ma vi racconterò tutto più tardi. E poi parleremo di un fenomeno straordinario che è il Roborace, le corse di auto elettriche dove non c'è nessun pilota dentro l'auto. Si è tenuta da poco in Germania una sfida fra l'Università di Monaco e quella di Pisa e vedremo come è andata. Chiuderemo poi parlando della mobilità nelle città e la grande sfida nei prossimi 10 anni, un mercato che vale 25 miliardi da qui al 2024 e che vede impegnati i grandi dell'automotive. Vi parlerò di una concept car di Renault davvero incredibile che si chiama EZ e che cambierà la nostra vita nelle città. E il grande tema del momento che cambierà un po' l'economia e anche la nostra vita, parlo del 5G. Ci si sono messi, per spiegare la differenza fra 4G e 5G, ci sono messi orde di scienziati, comunicatori, divulgatori, ma la migliore idea ce l'ha avuta Ericsson, che ha coinvolto dei calciatori del Paris Saint-Germain. Perché la differenza fra il 4G e il 5G applicata alla realtà virtuale, come vedremo, è fondamentale. Nel video che stiamo per guardare sono appena 19 millisecondi di ritardo la differenza fra 4G e 5G, ma è fondamentale per la perdita o la vittoria di una squadra importante come il Paris Saint-Germain. Hi guys. Good to see you. Good. So today you're going to feel the difference between 4G and 5G. Good. Do you see everything? Yeah. Let's find out, bro. Now that's 4G. Now let's try 5G. Easy. Yeah. Well done, bro. Thank you. Nelle immagini che state vedendo, girate a Parigi, sicuramente avete riconosciuto il nostro Marco Verratti, Thiago Silva, Julian Draxler e Alphonse Areola. Insieme a loro a coordinare i lavori un ingegnere della Ericsson, ovviamente, Linus Björklund. Marco, now it's 4G. Good. Non è malo. Skip us. Oh. Linus, can I switch? Yeah, of course. No, no, no. Ça, c'est des footballs.
In questo periodo di grandi sconti, quello che parte come sapete dal Black Friday, passa per il Cyber Monday e poi si estende per tutto il periodo festivo, gioiscono negli Stati Uniti le grandi catene che vendono elettronica di consumo. Qualche dato: 7,9 miliardi di prodotti venduti, tra cui, fra questi, 2,8 solo per gli smartphone. Sono cifre enormi che hanno portato tanti soldi sui siti e nelle casse di negozi tipo Best Buy, una catena simbolo negli Stati Uniti, di cui vi voglio mostrare lo spot del momento. Last minute shoppers can go to bestbuy.com and pick up their gifts in store. We also ship for free. Now here's where you guys come in. We have same day delivery. Are we good? Best Buy si è specializzata nel tempo in elettronica di consumo, come sappiamo, e i dati di quest'anno dicono che ha venduto molti più home theater per l'intrattenimento a casa, probabilmente anche per la diffusione della televisione via streaming, in primis Netflix. Poi ha venduto più smartphone, ha venduto più console di gioco e il sismografo finanziario di Wall Street si è subito accorto di questa evoluzione delle vendite, che sono state di circa il 4,3% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. RoboCar, the very first autonomous race car, no driver, is about to go up Goodwood. Four separate electric motors have made it to the top of Goodwood in 2018, and I think that deserves a round of applause, ladies and gentlemen. Andiamo a conoscere adesso un mondo strano e meraviglioso, quello di Robo Race. Che cosa sono? Sono delle auto che fanno delle vere corse, come le Formula 1 che conosciamo, sono auto elettriche, quindi la categoria delle auto elettriche, ma non hanno un pilota. Sono guidate da un software, da LIDAR, sono guidati da sensori laser e da videocamere, le stesse tecnologie che abiliteranno le auto a guida autonoma. Nelle immagini che vi mostro si stanno sfidando in un circuito di Berlino le squadre dell'Università di Monaco e la nostra dell'Università di Pisa. Durante il round tedesco del campionato di Formula E, quello che riguarda le auto elettriche del 2018, questa è la sfida Human plus Machine, che ci dimostra come la collaborazione fra esseri umani e intelligenza artificiale e machine learning può dare risultati spettacolari. Craziest thing I've ever done. I'm taking part in the Human Machine Challenge. I will be teamed with artificial intelligence team from the Technische Universität in München. I will be the human driver and they will be the AI driver. And the best times from my performance and the best times from their performance will be put together. And we'll be facing off against another driver and another team from a different university. Nel video abbiamo visto le riprese dal bordo, cioè in soggettiva, dentro l'abitacolo dell'auto. È una delle particolarità. Infatti il CEO di RoboRace, che si chiama Lukasz Di Grassi, dice che tutte queste tecnologie abilitate nelle corse di RoboRace servono poi a migliorare la tecnologia delle auto che guideranno da sole, quindi a renderle meno dannose. Sapete che tra Tesla e altre auto a guida autonoma negli Stati Uniti ci sono stati incidenti anche mortali. In attesa del format definitivo di RoboRace, sarà nel 2021,
Voglio adesso mostrarvi un altro video, sempre soggettiva dall'interno, un esperimento interessante per verificare la sicurezza di questi proiettili elettrici che vanno su pista senza pilota. Un grande mercato è quella della smart home, la casa connessa, la casa più sicura, la casa intelligente. Secondo le ricerche, questo mercato nei prossimi anni arriverà a un valore di 100 miliardi di dollari e resteranno pochi grandi gruppi a dominarlo. Ecco perché si inseguono le acquisizioni. La notizia di questa settimana è che il gruppo francese Legrand, che possiede già la nostra Bticino, ha comprato un'azienda francese specializzata proprio in sistemi per la sicurezza, per la smart home, il rilevamento di persone, che si chiama Netatmo. Legrand ha comprato ovviamente tutti i brevetti che possiede Netatmo e 130 ingegneri di questa azienda molto brillante con i suoi prodotti verranno spostati nel reparto ricerca e sviluppo di Legrand. Quando mi chiedete sui social media quali sono gli elementi per scegliere uno smartphone, io faccio una riflessione soprattutto su tre cose: la qualità della videocamera, la durata della batteria e la potenza del processore. Sono questi un po' i tre pilastri. Ma come faremo le foto domani? Come sarà la condivisione sui social media? Come miglioreranno le foto con l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processori di nuova generazione, che riescono a riconoscere fino a 4.500 immagini al minuto? Tutto questo Silicio lo ha chiesto a un vero specialista che si chiama Michael Frank. La fotografia fino ad oggi ha avuto tre fasi distinte: scattare una foto, elaborarla e condividerla. Tutte queste funzioni, tutte queste fasi sono riunite oggi in un unico device che è lo smartphone. Proprio da questo nasce l'importanza nella scelta delle lenti e degli obiettivi da usare. Poi, con l'avvento del 5G,
Anche la fase della condivisione delle immagini si trasformerà radicalmente grazie ad una velocità molto maggiore. L'intelligenza artificiale è molto importante per raggiungere un'alta qualità fotografica. Da un lato ci aiuta nella selezione delle immagini migliori, dall'altro offre indicazioni sui parametri, ad esempio il grado di bellezza che si usa nei selfie, per migliorare la qualità già nel momento stesso dello scatto. Direct feedback. Con il partner Huawei lavoriamo su due principali filoni. Il primo è stimolare i nostri addetti interni a pensare quali potranno essere i miglioramenti da introdurre nei nuovi modelli, sia del Mate sia della serie P. Il secondo consiste nel condurre insieme ricerche sulle migliori innovazioni da introdurre nei telefoni, visto che il lavoro sul concepimento di un nuovo modello, fotocamera compresa, parte 2 anni prima del suo lancio sul mercato. Abbiamo visto in una puntata di Silicio il Boring Project, quello di Elon Musk per scavare tunnel sotto Los Angeles, ma la mente vulcanica di questo imprenditore non si ferma soltanto nell'underground, sottoterra. Si sta occupando anche di un progetto che si chiama Hyperloop One, una startup che porterà dei treni a levitazione magnetica a viaggiare a 1200 km orari. Pensate a un Milano-Roma fatto in 25 minuti. Costruito per essere il mezzo più veloce sulla Terra, Hyperloop rappresenta il più grande balzo in avanti avuto nelle ultime generazioni in fatto di trasporto. Concepito nel 2012 da Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, Hyperloop è il primo e unico treno supersonico a levitazione magnetica che permette di viaggiare a 1200 km all'ora. Come dire, fare San Francisco, Los Angeles oppure Roma, Milano solo in mezz'ora. Le capsule dove siedono i passeggeri viaggiano all'interno di una galleria a bassa pressione che usa un sistema di levitazione magnetica, un metodo che abbatte le due principali cause del rallentamento, la frizione dell'aria e l'attrito. E per ridurre ulteriormente l'attrito, le capsule si muovono su un cuscino d'aria generato attraverso più aperture nella loro base. Hyperloop è considerato 10 volte più sicuro di un aereo e i primi a sperimentarlo saranno gli Emirati Arabi nel 2020. Ma Hyperloop è una startup molto aperta, arrivano a collaborare con tantissime aziende e questa volta vi voglio parlare proprio di un'azienda italiana, come racconta Gabriele Cresta in una intervista al mensile Forbes. È nata una partnership quindi fra Hyperloop TT, dove vedremo sfrecciare un treno super veloce, il Quintero One, dove hanno lavorato
60 ingegneri nostri qui italiani. Il grande tema della mobilità urbana è sicuramente un grande business e da qui al 2024, secondo un survey di Navigant Research, avrà un valore di 25 miliardi di dollari. Tra i grandi player del mercato troviamo il gruppo Renault, che ha realizzato una concept car, finora è solo un prototipo, molto molto interessante, il cui nome è EZ Pro. Questo prototipo rientra anche nel progetto Last Mile Delivery, consegna delle merci in maniera efficace con il cosiddetto sistema del platooning, cioè gruppi di auto, una delle quali si stacca, consegna la merce e poi rientra nella carreggiata. È interessante anche la trasformazione in baracchino tecnologico, chiamiamolo così, per la vendita di cibo e bevande da parte di questa concept car, che si può parcheggiare nelle aree dove si consuma lo street food. Tra i prodotti più venduti di questo periodo orgiastico per gli sconti e l'elettronica di consumo c'è anche il Kindle, un prodotto di casa Amazon che ha una importante novità. Adesso diventa anche waterproof, significa che lo potete leggere in piscina. Snowy mountains and streams, though not one was in sight. The landscape is only wavering foothills, roughened here and there with bushes and trees. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com.